Lorenzo Fantastichini, iniziamo questa parte. Qui la giornata sta andando verso la fine. Questa foto Ah sì. è una foto, insomma, parla, che ne parli io mi sembra un po' fuori luogo. Raccontaci un po'. Niente, era un padre così generoso, così libero, così sincero. Mostrava un po' tutti i lati della sua persona, anche quelli più fragili, non nascondeva niente. È stato un grande maestro, un grande amico. In verità ha sempre cercato di distanziarmi dal fare l'attore perché lo ha fatto soffrire molto. Gli ha dato molto, però lo ha anche fatto molto soffrire perché è una strada molto incerta, no? E quindi era un po' preoccupato. Quindi ha sempre cercato di distanziarmi, però poi quando ha visto che mi piaceva farlo, ne era molto fiero, orgoglioso. Qui abbiamo una foto di tuo padre con due artisti, eccoli qui, Margherita Blu e Sergio Rubini, credo sia la stazione, il Credo di sì. film. Ecco, tu ovviamente non eri nato, No. quindi era molto giovane, ti somigliava però, eh? Noto che c'è una certa, Qualcosa. c'è qualcosa, insomma, somiglia anche molto. Quando hai visto i suoi film, quando rivedi i suoi film, che cosa provi, come ti rapporti? Perché è un po' un modo per ritornare ad una relazione rivedendo un film. Sembra un po' un'esagerazione, però forse è così. È bellissimo, è una magia, sono molto fortunato. Perché come riaverlo? Delle volte ho dovuto, ma anche dopo poco, dopo la trasformazione, diciamo, poco dopo la trasformazione, ho dovuto spegnere certe, magari c'è un film che si chiama Controvento, dove ha una scena molto forte, dove si mette a piangere, dove mostra veramente tutta la sua debolezza e là ho dovuto spegnere, non ce la faceva a vederlo, però mi rendo conto sempre di più che sono veramente fortunato perché è veramente come riaverlo. E appunto ho detto prima trasformazione perché io non credo che sia morto, credo che si sia trasformato, credo che sia entrato ancora di più dentro di me e quindi è una grande fortuna. Gianni Amelio per lui è stato un punto di riferimento, porte aperte a un significato, Gian Maria Volonté, insomma dovremmo stare qui a parlarne per ore e ore e ore, però tu fai parte di un'altra generazione che vede Sì. questi miti in modo, come dire, diverso, differente, anche se prendi delle cose per i ragazzi Certo. della tua età, per la generazione dei ventenni, ma anche per la generazione Z che si affaccia a questo mondo incredula. Cosa rappresenta quel film e cosa ha rappresentato per te? Porte Porte aperte. aperte? Beh, mio padre diceva sempre, io un film ho fatto che è Porte aperte. Il resto è noia quasi. Perché per lui è stato, vabbè, il primo film, l'unico film dove recitava con il suo mentore, il suo maestro. Vabbè, c'è un aneddoto molto famoso, lo racconto in breve. Gian Maria Volonté non rivolse parola a mio padre per tutta la durata del film. Alla fine del film lo chiamò e gli disse: "Vieni a mangiare il pollo coi peperoni". Lui, mio padre, emozionatissimo, andò lì, si presentò e a un certo momento chiese a Gian Maria: "Ma perché non mi hai mai parlato durante le riprese del film?" Lui disse: "Perché eravamo antagonisti". E questo, insomma, fu per Significa lui, sì, tantissimo, un significa grande tantissimo. insegnamento e lo è stato anche per me, cioè prendere così seriamente, così professionalmente, così oltre, cioè in modo così serio questo lavoro, non capita più. Non capita più, perché Cioè, comunque tutti fanno tutto, è un po' una. trasformisti del genere non ce ne sono. Tu come ti rapporti invece? Già l'abbiamo detto, però insomma, di fronte a personaggi, ci sono personaggi che, in cui ti vedi più adatto, in cui senti di poter dare delle cose, e personaggi che ti vedono troppo distante, oppure ti basi come si fa adesso in base al successo, segui questi l'onda. Ecco, faccio fatica, per esempio, quando leggo personaggio solare, un bel ragazzo solare, mi irrigidisco e non so veramente come fare. Devo lavorarci e voglio lavorarci perché la solarità è molto interessante, nonostante Però tutto. non ti vedi Però solare, ti no, vedi mi più, vedo l'abbiamo un po' detto, più più dark, più. dark, più pazzo, più
Però siamo tutti, solitario. siamo tutto, no? Sì, Cioè non bisogna esatto, mai no, no, no. identificarsi con una cosa, c'è l'anche, se tu pensi ai nuovi punk che non Sì, sì, fumano, sì. non bevono, non fanno nulla, è la nuova generazione, questa Esatto, figura un certo. po' dark degli anni 80-90 sta andando via, Io sono un po' e rimasto lì, poi, però no, oggi sei così, però sì, poi hai esatto. detto bene tu, cambiamo le sfumature Esatto. perché si cambia.